fans sono la cosa per cui esistiamo noi della Formula 1. È per i fans che gareggiamo. È un'esperienza fantastica e sono contento di poter dare qualcosa a loro. Questo è il trofeo per il campionato costruttori. Abbiamo vinto il titolo grazie al nostro spirito di squadra. Abbiamo un gran team ed è per questo che vinciamo. Questo è un bel modo per celebrare la fine di quest'anno. La Mercedes in Formula 1 e la nazionale tedesca hanno avuto grandi successi. È tutto perfetto. È ancora bella da guidare ed è fantastica. Benvenuti alla grande festa Mercedes. Per celebrare la conquista dei titoli piloti e costruttori di Formula 1, la casa tedesca ha riesumato dall'oblio in cui era caduta negli ultimi anni la manifestazione Stars and Cars. L'evento, aperto gratuitamente a tutti i tifosi, ha avuto come fulcro il museo Mercedes-Benz di Stoccarda. All'esterno è stato allestito un circuito temporaneo di 1,1 km, dove si sono esibite più di 60 travetture storiche e moderne. I più attesi erano naturalmente i due protagonisti della stagione 2014, Hamilton e Rosberg, che non si sono certo risparmiati. Con le loro Formula 1 si sono impegnati nel tipico repertorio di donuts, sgommate, accelerate e così via. Un'occasione unica per sentire il sound di una moderna Formula 1 ibrida in questo tipo di manovre a gas spalancato. Beh, che dire, se l'effetto ottico dei donuts è sempre lo stesso, per quanto riguarda i sound le cose sono molto cambiate, e non in meglio. I due piloti Mercedes, comunque, terminato il loro show, hanno potuto parlare coi fan, dare autografi e parlare del loro punto di vista su un'amicizia messa in serio pericolo dalla rivalità in pista. Noi ci conosciamo da molto tempo, non è facile trovarsi coinvolti in una battaglia come quella di quest'anno. Per Nico di certo non deve essere una bella esperienza, ma devo dire che ha fatto un grande lavoro ed è stato molto professionale. Credo che abbiamo avuto rispetto della nostra amicizia di tanti anni. Io e lui eravamo compagni di squadra quando avevamo 13 anni e parlavamo sempre di quando saremmo stati insieme in Formula 1 nello stesso team. Quindi è davvero surreale trovarsi qui oggi a darsi battaglia per il campionato. 2014 World. A sentire il buon Lewis, insomma, tra i due sarebbe pace fatta. Ma si sa che dopo una vittoria si diventa sempre più buoni. Chissà cosa avrebbe detto se si fosse trovato lui a festeggiare il rivale, sfoggiando sorrisi d'occasione davanti alle folle inneggianti. Purtroppo non lo sapremo mai, o forse sì. Rosberg ci spera in chiave 2015, ma di certo non sarà facile. Tra i presenti alla grande festa Mercedes ovviamente non poteva mancare il mega presidente Dietrich Zetsche, oltre a rappresentanti della nazionale tedesca di calcio campione del mondo, guarda caso sponsorizzata Mercedes, come l'allenatore Joachim Löw o Franz Beckenbauer. Fra le vetture, dopo le iridate Formula 1 W05 Hybrid, hanno sfilato anche degli autentici pezzi di storia, come la Mercedes-Benz V196R del 1954 e 55 e la V25, vittoriosa nel 1934. Tra gli ospiti dal mondo dei motori, oltre ai piloti Mercedes di Formula 1 e DTM, c'erano anche drivers come Valtteri Bottas, Ellen Lohr, unica donna ad aver vinto nel DTM nel 1992, il pilota della safety car Bernd Mailander e vecchie glorie come Jochen Mass, Hans Herrmann e Stirling Moss, scesi in pista a testimoniare di una passione per i motori mai sopita. Mi piace sempre, sì, guidare quest'auto è fantastico e mi ricorda di com'era tanti anni fa. E ogni volta mi sembra assolutamente perfetta. Questo evento Stars and Cars è davvero speciale perché non si svolge molto spesso. E portare qui tutte queste vetture, che poi sono tutte Mercedes, ne abbiamo portate 67 qui oggi.
E abbiamo avuto delle sfilate ogni 15 minuti dalle 10 di questa mattina fino alle 16 di questo pomeriggio, quindi un programma davvero intenso. E poi ci sono davvero tanti piloti, quindi è davvero un grande evento. Ero già stato qui, ma è stato tanti anni fa e ora le cose sono piuttosto cambiate dall'ultima volta che sono stato qui. Comunque è stato impressionante vedere oggi tutta quella gente celebrare i titoli Mercedes. Per me è stata una grande stagione ed è stato bello come team poter risalire insieme la china dopo un anno difficile come quello precedente. Ovviamente dobbiamo ringraziare molto la Power Unit Mercedes, che è stata chiaramente la migliore di quest'anno, e quindi siamo stati fortunati ad averla nella nostra macchina. Quindi sì, è stato un ottimo anno, ma speriamo di fare ancora meglio il prossimo. Comunque il campionato è finito da poco ad Abu Dhabi e non abbiamo veramente ancora finito la stagione, ci sono ancora diverse cose da fare. Dovrò andare alla sede Williams a parlare del prossimo anno e vedermi con gli ingegneri e solo da metà dicembre potrò andare in vacanza. Tra stelle e macchine, insomma, la grande festa Mercedes si è svolta nel migliore dei modi per gli oltre 15.000 spettatori accorsi per l'occasione. Deutschland über alles, dunque? Per quest'anno sì. L'appuntamento è per il prossimo. Tra i vari addii che hanno caratterizzato il finale di questa stagione 2014 di Formula 1, ce n'è stato uno che, tutto sommato, si è consumato senza troppi clamori. McLaren e Mercedes, due nomi che hanno fatto la storia del campionato e che per tanti anni hanno rappresentato un sodalizio inscindibile, si sono lasciati, infatti, senza rancori, come si suol dire, archiviando un'era di successi. E pensare che il binomio McLaren-Mercedes a un certo punto era diventato così saldo che la casa tedesca era anche arrivata ad acquistare il 40% delle azioni del team britannico. Un amore che però si è incrinato qualche anno fa, quando nel 2009 la Mercedes ha rilevato la scuderia campione del mondo Brown GP e ha dunque deciso di impegnarsi in prima persona in Formula 1, attuando contestualmente un graduale ritiro dal team inglese. Il gruppo tedesco Daimler, infatti, non è più un azionista del gruppo McLaren dal 1 gennaio 2012, mentre la fornitura dei propulsori è continuata sino a quest'anno. Il 2014, insomma, segna la fine di un sodalizio iniziato nel 1995 con le prime forniture di motori e che tante vittorie ha portato al team britannico. Per McLaren passare dal passato firmato Mercedes al futuro targato Honda è stata questione di poche ore. Il giorno dopo la conclusione della stagione ad Abu Dhabi, la nuova McLaren Honda era infatti già in pista per effettuare i primi test con la nuova Power Unit giapponese. E anzi, a dire il vero, la McLaren Honda aveva già debuttato pochi giorni prima a Silverstone, sfruttando la possibilità di girare grazie a un filming day. Credo che quello di oggi sia un giorno storico per la McLaren e per la Honda, perché è la prima volta che mettono in pista un'auto insieme, ovviamente sin dall'ultima volta in cui sono state partner. Ma questa è una nuova era perché questo motore è completamente nuovo per la Honda e andrà a equipaggiare la McLaren. Abbiamo iniziato a stabilire relazioni tra noi almeno 18 mesi fa o anche di più. Abbiamo avuto diversi meeting, delle conference call e sono stato in visita in Giappone in diverse occasioni durante l'anno per conoscere il personale, i responsabili e vedere come lavorano. Ed è un'interazione che richiede tempo con diversi workshop e molti esercizi tecnici per costruire nel modo migliore la nostra relazione. Ed è un processo piuttosto lento che richiede tempo. E test come questo servono proprio per capire chi fa cosa e come lavorare. Quindi è un processo in via di evoluzione, ma che credo sia basilare per il successo della nostra partnership. Quello che mi ha impressionato di più della Honda è il loro livello di dedizione e il loro livello di investimenti, direi. Puoi sentire che c'è l'intera azienda dietro questo progetto nel motorsport. Dalla loro fabbrica in Giappone al numero di persone coinvolte e al loro livello di professionalità, si può capire quanta dedizione c'è in questa azienda verso questo progetto.
E la cosa che mi piace di più, devo dire, che è la stessa voglia che abbiamo noi alla McLaren di vincere sempre, la passione per la vittoria. Come la maggior parte degli appassionati sa già, la McLaren motorizzata Honda dopo lo shakedown di Silverstone nei test di Abu Dhabi non è riuscita che a compiere pochissimi giri per problemi di natura elettronica, probabilmente al sistema dell'ERS, che hanno costretto la monoposto di Woking a restare quasi sempre ferma nel box. Ovviamente la vettura dei test era una monoposto 2014 adattata alla power unit giapponese e quindi i problemi evidenziati dai primi chilometri percorsi in pista sono assolutamente risolvibili. D'altronde, anche la Red Bull nei primi test del 2014 non era riuscita a girare quasi mai, ma poi le lattine austriache sono riuscite a portarsi a casa 3 vittorie. E meno male che erano in crisi. Il tempo per correre ai ripari c'è, insomma, e alla McLaren c'è molto ottimismo. Far girare il nuovo motore prima di Natale è un elemento chiave, vi potrà sorprendere, ma non è per questioni tecniche, ma è più per vedere come possiamo lavorare insieme e costruire insieme la macchina, avere entrambe le nostre culture nella stessa stanza. È molto importante per vedere quale può essere il nostro livello di cooperazione e da questo punto di vista le cose stanno andando davvero molto bene. Quindi devo dire che quando si ha un inizio così bello e le persone imparano a lavorare insieme così velocemente, questo è molto promettente per il futuro. È solo il secondo anno, quindi credo ci sia ancora molto da imparare di questi motori turbo e della loro parte ibrida. Tutta la Formula 1 sta ancora imparando come tirar fuori le migliori prestazioni da questi motori. Ed Honda, naturalmente, entrando ora in Formula 1, vuole subito raggiungere un certo livello di performance e noi dovremo fare in modo che questo accada il prima possibile. E insomma, trovare il giusto bilanciamento tra le performance e l'affidabilità è la grande sfida che ci troviamo davanti. Cosa dovremmo aspettarci dunque dalla nuova McLaren Honda che vedremo nel 2015? Potrà essere da subito competitiva come è stata la Mercedes quest'anno? O per il team inglese si prospetta un annus horribilis? Guardando avanti, credo che nel corso dell'inverno quello che ci aspetta sarà una grande corsa sia per McLaren che per Honda per riuscire a essere pronti per il primo test del 1 febbraio a Jerez. Ed è vero che c'è ancora molto lavoro da fare, ma resteremo sempre in contatto e lavoreremo insieme per essere sicuri di essere pronti per i primi test che ci saranno a Jerez. Dovremo imparare da questi test, migliorare l'interazione tra noi, continuare lo sviluppo tecnico e dal punto di vista del telaio, per quanto ci riguarda, dovremo produrre un MP430 per presentarla all'inizio del nuovo anno. Di lavoro da fare nelle prossime settimane ce ne sarà tanto per il team di Woking. I giapponesi, con Fernando Alonso, hanno avuto il campione che cercavano. Riusciranno anche a fare della McLaren una monoposto vincente? Solo il tempo potrà dircelo.